Ben ritrovati, partiamo con un ospite davvero particolare che ci racconterà la storia della sua vita che è ricchissima di emozioni e ci accompagnerà in posti davvero molto particolari. È con piacere che do il benvenuto a Livio Fornoni. Livio, ben arrivato, professione videomaker ma assolutamente oltre gli schemi, oltre le righe. A 17 anni ti accorgi che la tua vita non può andare avanti seguendo i binari che erano stati tracciati e ribalti tutto quanto. Allora, a 17 anni in realtà vengo bocciato da scuola per la seconda volta, facevo l'artistico, quindi a mio malgrado, anche se sarei rimasto qui, ho dovuto cercare di capire cosa fare, perché non mi andava di andare a lavorare, poi sono molto orgoglioso, quindi avevo gli amici a scuola, non potevo fare più la vita dello studente. Allora, avevo appena fatto un viaggio con mia madre, eravamo andati a Londra un'estate, e mi era sembrato intravedere uno stile di vita, diciamo nella mia testa, un po' esotico a Londra, in un quartiere in particolare. Allora mi era rimasta sta fissa, no? E quindi a settembre ho lavorato un pochino, dopo sono andato, ho conosciuto un ragazzo che aveva come me un passato un po' travagliato, cioè tu puoi dire che passato hai a 17 anni. Che passato si ha a 17 anni così? Sì, all'infanzia. La mia infanzia è stata drammatica, però questo serve per dirti che, soprattutto su un individuo già predisposto come me, io ho già subito sviluppato una forte immaginazione, una necessità di fuga, no? Perché, ma guarda che ne sono uscito alla grande, cioè un'altra poi persona. Poi infatti andremo, io già ho scoperto un po' di tema, poi davvero seguitelo questo ragazzo, l'invito per i nostri telespettatori, perché da questa infanzia, tu dici così, difficile, da questa voglia di evadere, poi sono arrivati i risultati davvero importanti. Allora, cos'è che è successo? Che praticamente, per uno spirito forse di adattamento, io ho sempre immaginato una vita, uno stile di vita che nella mia testa era, diciamo, già prendeva forma, no? E lo vedevo spesso in altri paesi, magari, no? Avevo sempre idea che non fosse qui, fosse fuori. Quindi tu evadi a 17 anni, seconda bocciatura, e torni in Inghilterra. Ah sì, lì sono tornato in Inghilterra con un amico, ho conosciuto questo ragazzo che è stato qui ospite. Chi è? Roberto Brignoli. Roberto Brignoli, che la scorsa settimana sì ci ha raccontato la sua vicenda. Anche lui ha avuto una vita difficile, più della mia secondo me. La mia è stata una storia più strana, la sua è più difficile. E pure lui aveva bisogno di, cercava un altro, forse di reinventarsi la vita. Quindi siamo due minorenni partono e vanno in Inghilterra. Lui era di maggiorenne, o lo era, no, lui è di marzo, quindi sì, era 19 anni lui, io ne avevo 17. E siamo andati in Inghilterra, c'erano delle agenzie all'epoca che tu pagavi l'affitto di una casa, arrivavi lì, la trovavi già in affitto, poi ti trovavano il lavoro. Abbiamo fatto così, dopo poco io il lavoro non andavo d'accordo. Quindi scuola non andavi d'accordo, ma neanche il lavoro era no, il tuo ambiente. Ma dipende. Cosa cercavi, Livio? Allora, innanzitutto è questo che ti volevo dire. Con un'infanzia così, se sei un individuo predisposto, ti si forma subito una cosa. Innanzitutto ti si forma una ipernecessità, di non sei sereno, ti serve di più, hai bisogno di emozioni più forti, bisogno di perché comunque cresci in un ambiente che è estremo anche a livello emotivo. E quindi la vita ordinaria non la vivi bene, non ti basta. Morale, non riesci a stare in classe, non riesci a studiare, non riesci a stare in un posto di lavoro. Tu non riuscivi a stare in nessun posto in cui il contesto fosse ben delineato? Sì, poi magari col tempo, che non fosse magari anche sotto il mio controllo, non lo so, comunque non riuscivo a stare a delle regole. In Inghilterra com'è andata? Lì è un disastro è andata. Fu disastrosa come esperienza quella in Inghilterra, perché io immaginavo... La prima cosa che ti volevo dire, scusami, non voglio deviare, è che io sono sopravvissuto e mi sono anche diventato così forte, secondo me, la mia teoria, e per via anche della musica che ascoltavo. Cioè io ascoltavo, sono cresciuto proprio con rock, heavy metal, e nonostante sembri solo un genere musicale, o perlomeno io lo percepisco, sono più sensibile, io ci ho trovato tanta energia, tanta forza e voglia di vivere in questa musica. E quindi io, diciamo, tuttora i miei video sono legatissimi alla musica. C'è una libertà. Ti faccio un esempio che così ci capiamo. Se parliamo di uno come Jim Morrison, noi
cioè lo associamo a una libertà interiore che poi abbandoniamo quando diventiamo adulti, giusto? Io non ho mai volevi conservare, esatto, questa cosa. E allora io chiedo a Maurizio, che è in regia, di lanciarci il primo video che vi voglio presentare, per vedere dove è andata questa creatività, questa forte energia, e dove ha portato Livio. Però ti sei spostato dove? Quindi siamo in Kenya, in Africa. Livio con i capelli, quindi erano un po' di anni fa. Sì, ma i capelli li ho persi presto. Nel 2000 ero già come mi vedi adesso. Allora, qui arrivi in Africa con la camera e nasce la passione. No, questo è stato un altro. Ho mandato un curriculum un pomeriggio e sono finito a fare questo lavoro. Quindi che lavoro facevi qui? Facevo l'animatore in un villaggio. Però siccome comunque disegnavo, mi hanno messo subito a fare le scenografie, quindi facevo le scenografie di spettacoli che si facevano in questo villaggio. Poi uscivo spesso perché a me piaceva andare nei villaggi, portavo i turisti, andavamo a farci i giri. E in quella vita, in quel tipo di vita ti trovavi appagato? Era il tuo ambiente quello? Non lo so, però decisamente quello mi aveva folgorato, perché ero stato negli Stati Uniti a 13 anni con mio nonno, e poi in Inghilterra, per concludere, lì era finita male, eravamo finiti a stare per strada, poi io mi sono stancato, sono rientrato in Italia. Lo stile di vita era più o meno quello che conosciamo, quindi lavoro, cioè soprattutto il lavoro, no? L'inserimento sociale da cui volevo sfuggire. Qui per la prima volta ho visto il terzo mondo, perché è tutta diversa la vita in Africa, nei paesi poveri, indubbiamente si sente più libertà. E cioè, quindi era un ambiente più adatto a te? Sì, poi era solare come me, caldo come piace a me, e quindi io già ero dell'idea che i paesi caldi mi sarebbero piaciuti. C'era questo, cioè, mancanza di questi confini qui sociali, il lavoro, mancanza di vincoli. Vincoli, sì. Le costrizioni. La morte anche, la morte è vissuta in modo differente, si dà meno valore a tutto, alla vita, alla morte. E lo consideri un aspetto positivo questo o negativo? Certamente, assolutamente. Positivo il dare meno valore alla vita e alla morte? Meno valore, meno peso. Queste persone, per esempio, cosa hanno di diverso da noi? I paesi poveri, cosa hanno di diverso? Non fondano tutto sulla famiglia, ma fondano tutto sulla comunità. E i bambini crescono tra coetanei, non crescono appiccicati ai genitori. Quindi quello che tu hai vissuto un po' nella tua d'infanzia, non due genitori forse così presenti, ma un qualcosa di più allargato. No, io ho vissuto un'infanzia autistica, cioè ero io e me, io che badavo a me, e infatti tutt'oggi comunque sono un individuo molto, molto individualista, perché rimane questa voglia di essere individualista, rimane questo senso di dovermi riscattare. Ad esempio, io una vita ordinaria non la faccio, perché con un'infanzia così particolare non si concluderebbe bene l'equazione di poi finire a fare una vita ordinaria, come una persona che invece ha vissuto in modo sereno. Se mi avete, diciamo, se in questo mondo ho avuto una vita molto forte, molto travagliata, deve avere un gran senso, il peso si deve equiparare
E adesso infatti io sto cercando delle risposte anche sulla morte, su... E questo, allora, hai toccato... Allora, avete visto, Livio è un personaggio molto, molto complesso. Questa tua ricerca anche, dici, della morte e di come viene celebrata nelle varie civiltà ti ha portato poi in Papua Nuova Guinea. E chiedo a Maurizio di lanciarci questo video che lasciamo scorrere mentre lo guardiamo. Tu arrivi in un paese... agli opposti rispetto a quelli che sono i nostri stili e ti introduci in una tribù del posto. Ci racconti com'è andata? Allora, prima è stata un'incubazione, una febbre che avevo per i tropici. È durata 4 anni e mi ero fissato in modo particolare su questo paese perché era, ed è ancora oggi, secondo me, inaccessibile. Era un paese pieno di pericoli, pericolosissimo, nonostante sia il paese più povero del Pacifico, è anche uno dei più costosi da sostenere in quanto a viaggi, così sono... Cioè, permettersi di arrivare in Papua Nuova Guinea era difficile, costoso. Era costoso, nessuno sarebbe venuto con me. Poi, quindi tu parti con chi? Con Gianluca, che era un mio amico. Partite in due ragazzi, okay. Sì. E arrivate in queste tribù. Io capisco il tuo amore per ciò che non è strutturato, per ciò che dà libertà, ma trovarsi all'interno di queste tribù con una lingua, immagino, incomprensibile, quantomeno all'inizio, che emozioni ti ha fatto provare? Beh, quando ero lì io mi rendevo conto di non essere finito minimamente a trovare quello che cercavo. E ho detto, sono finito in un mondo che non c'entra niente col mio, ma nemmeno con quello che cercavo. Io cercavo una vita fantasiosa, alla Gauguin, poniamo, esotica, bella, artistica. Qui di artistico loro hanno le loro usanze, sono molto... Questi video che noi stiamo guardando sono tutti tuoi? Tutti miei, sì. No, ci sono anche delle riprese, ad esempio nella West Papua, che sono state prese da un altro documentarista. Però queste che noi stiamo guardando, perché sono il film qui aveva un altro fine. Era un documentario su tutta l'isola della Nuova Guinea, mentre io sono andato solo nella parte dove non... Allora, se tu senti qualcuno che va in Nuova Guinea, vedrai che sono tutti andati in Indonesia, è la parte sicura, West Papua, che non faceva per te. Io sono andato nella Papua, nella parte pericolosa. E quindi niente, ho trovato... Queste che noi stiamo guardando sono ossa resti umane, di scheletri. Sono resti di persone uccise. Sono anche mischiati con quelli delle loro tribù, mischiati con gente che hanno ucciso di altre tribù. Ma ecco, questi scheletri che noi stiamo guardando, tu dicevi la ricerca di delle modalità con cui viene vissuta la morte in altre culture. Trovarsi in queste fosse, che emozioni ti dava? Nulla, non mi ha dato particolare emozione, mi ha dato più emozione trovarmi in mezzo a quelli lì che marciavano con le bastoni, perché quelli erano, a un certo punto si sono anche incazzati con noi li avevo offesi facendo delle cose che, non, per esempio, io avevo preso più attenzione dei loro capi che stavano in quel momento parlando. Mi ero arrampicato su una pianta per fare queste riprese dall'alto. Avevo catalizzato su di me l'attenzione perché e quindi gli attributi si è scagliata contro. Si sono offesi tanto, allora, tanto. Qui c'è ancora tanto da scoprire. Non toccate il telecomando, torniamo tra un attimo. Siamo ancora in Papua Nuova Guinea, dove Livio, tra le tante cose che ha trovato, ha incontrato anche l'amore, perché a un certo punto Livio sposi una ragazza di una tribù del posto. Come mai? Beh, prima cosa, perché non puoi fare diversamente, ti devi sposare, ci devi impegnare se esci con una ragazza e poi... Ah, quindi eri riuscito con una ragazza del Sì, sì, io volevo vivere la mia vita normalmente, volevo fuggire dalla missione, perché l'unico modo per stare lì era lavorare come missionario, non c'è tanto da fare in un paese simile. Te la senti, ti vedevi nel ruolo di missionario lì? No, vivevo mica come tanto. Già è un paese dove tu non puoi uscire la sera, devi stare attento a tutto. Però tu vedi questa ragazza... Ci esco e già capivo che ero legato, sì, sei compromesso perché viene compromesso il nome della ragazza, poi quello del clan e poi nel tuo caso se sei bianco tutti ti spingono per sta cosa, cioè sono tutti felici, le ragazze vogliono stare con un bianco, quindi io mi sono andato a stare. Come si chiamava la ragazza? Priscilla si chiamava. Priscilla, com'è andata con Priscilla?
Allora, io dopo ci siamo affezionati. Era una ragazza era simpatica. Ma eri innamorato? O l'hai sposata perché era l'unico modo per restare? No, ci siamo sposati per... io mi sono sposato per avere il visto per rimanere in questo paese. Ho cercato di stabilirmi. Non è molto romantica, Livio, però noi qui siamo sinceri. No, ma non ho nemmeno avuto il tempo di aspettare. Se no avrei aspettato, ma lì dopo un po' scadeva il mio visto e quindi abbiamo dovuto subito... Il nostro matrimonio per loro, per i loro indigeni, non è valido per le persone, perché è avvenuto... Ah, ok, ti serviva per il visto. Quindi resti in Papua Nuova Guinea e come va? No, lì siamo stati nella capitale, che l'ho evitata sempre perché era pericolosa. E infatti lì siamo stati rapinati a un certo punto. Tu io, e lei? No, io, lei, alcuni parenti suoi, una branchia del clan che stava nella capitale, da un altro clan. Sono tanti clan che convivono in... E cosa vanno rubato? Sono sbucati innanzitutto fuori dal Parlamento, per farti capire che quanto è pericoloso. Erano appostati nei cespugli, sono usciti con dei fucili, ci hanno circondato, hanno preso tutto quello che potevano, io gli ho dato tutto, tranne che volevo tenermi il passaporto perché già capivo che cosa sarebbe. E il tipo mi ha messo un fucile in bocca, mi ha detto... Anche il passaporto. Il passaporto, sì, è tutto andato via, non è stato lì a temporeggiare, no? Perché magari me lo dava e nel frattempo arrivava la polizia. Da quel momento io sono rimasto imprigionato in questo paese perché non potevamo più, non c'era un'ambasciata, c'è un consolato, ma la console era disorganizzatissima, era un impossibile, anche a volte muoiono i missionari di vecchiaia e non riescono a far avere le carte o a registrarli in Italia, sembrano... Quindi niente, resti lì. Sono ritornato tramite, dopo un po' di mesi, tramite l'intercessione dei padri missionari che hanno pagato un biglietto superlativo per non farmi fare scali, perché io avevo un foglio fotocopiato con i miei dati e con questo foglio potevo fare solo un viaggio diretto, sono andato a Hong Kong. Quindi tu, grazie ai missionari, torni in Italia e... E in Italia poi sono andato in crisi, giustamente, perché avevo toccato, avevo bruciato tutte le... alternative che avevo a questa... Quanti anni avevi? Ne avevo 30. 31, quindi tu a 30 anni non sai più cosa fare della mia vita, esatto. E comincio a leggere, a cazzeggiare, vado al fiume, passeggio, vado in giro, leggo buddismo e divento sempre più introverso, come si dice, introspettivo. E comincio a fare ricerca dentro di me, perché ormai, anche oggi, ho come esaurito io la voglia di viaggiare, perché il mondo non mi sembra più poi così esotico, men che meno oggi, che lo trovi su YouTube, lo trovi... Quindi tu, Livio, stai facendo una ricerca, forse quel tuo cercare fuori, in verità è un modo per cercare dentro di te la bussola. Sì, e ormai anche oltre, perché invecchiando bisogna anche prepararsi ad andarsene da questo mondo. Quindi tu io pensi di avere trovato la tua strada? Pensi di essere in pace con te stesso? Secondo me sì, cioè ovviamente ho ancora tanti, dovrei avere ancora parecchi anni di vita davanti. Però pensi di avere capito dove stai andando e come muoverti? La mia strada terrena no, ma una direzione nella testa ormai è ben definita, la seguo da tempo, mi trovo proprio, mi sembra a volte che la vita sia... Semplicissima, ma questo non ti è bastato. Chiedo a Maurizio di lanciarci il video di un'altra esperienza, che è quella di New York. Tu vai a New York, non naturalmente in hotel, non nelle parti più... Ma come sì, dire, però lì non è stata... Da vedere. A New York scopri una realtà che è un po' quella più del degrado. Sì, raccontaci bello. Anche questa. Bello, mi piace... Io sono molto affascinato da questi luoghi, posti. Allora, io a New York sono andato per caso. Mia madre ed io stavamo cercando di stabilirci lì. Lei aveva una ditta, era fallita, avevamo problemi qui di livello economico. Allora siamo andati là. Abbiamo preso un appartamento ad Harlem, proprio di fronte a una delle strade che porta nel Bronx, e basta, siamo stati lì. Lei voleva rimanere, ha fatto un po' di tempo avanti e indietro. Io invece, sapendo di stare lì solo un periodo, non pensavo di rimanere, perché sappiamo l'immigrazione negli Stati Uniti è difficile. Allora avevo idea di tornare e intanto ho filmato tantissimo. Ho girato 6 mesi in tempo, abbiamo fatto più viaggi negli Stati Uniti, più volte.
in 6 mesi io mi sono completamente consumato le gambe, andare in bicicletta, poi ho trovato anche un lavoro, facevo anche un lavoro in nero. Ecco Livio, questi viaggi, questi video, cioè, come ti mantenevi? Allora, beh, qui io calcolo che questi viaggi, se parliamo degli altri, ogni viaggio è una storia diversa. Cioè, qui però come ti mantieni? Qui si dava fondo a quei soldi che già avevamo, quindi non avevo di certo... Non dovevi lavorare per mantenere, non avevi bisogno di trovare un lavoro per autofinanziare. Non era neanche tanto fattibile, però un lavoro l'ho trovato e essendo in nero si teneva la parte migliore del mio stipendio, che è la mancia negli Stati Uniti, a volte supera lo stipendio. Il datore era un ebreo, si teneva la mia mancia, quindi io prendevo uno stipendio misero, però con questo stipendio io sono riuscito a fare delle riprese bellissime, cioè scusa, con questo lavoro, perché avevo accesso alla televisione, a molti teatri, a Manhattan, però qui di Manhattan non c'è niente, qui a Philadelphia, Queens, Brooklyn. Qui vai a filmare, vai alla ricerca sempre di quegli aspetti che sono i meno piacevoli, un po' quelli più duri. Perché questo? Allora, se tu vai, cioè per esempio Manhattan è finta, cioè la vita è abbastanza, mi sembra un po' finta, nel senso che si tiene in piedi una struttura sociale, poi le persone comunque non sono... cioè questi posti forse un po' mi ricordano qualcosa anche di mio, sono luoghi disastrati dove c'è veramente la vita reale. Però parlando coi piedi per terra, qui vivono delle comunità reali di sudamericani, portoricani, e sono le comunità più autentiche, tu proprio vedi, è più interessante, non è come sai. Meno finto, dici più, sì, più ci reale. Vive, qui la gente vive nei ghetti, non è lì per lavoro, puniamo. Tornando in Italia, a un certo punto tu fai, tra i 1000 video che hai fatti, anche uno che è legato a Zingonia, una delle periferie, sì, di Bergamo più... peggiori, insomma, degradate, quelle un po', sì, più degradate, forse la più degradata della nostra provincia, e anche qui realizzo un video di cui tu non sei orgogliosissimo, nel senso dici non voglio essere, sono stato ricordato, nominato, citato tanto per questo, ma non è l'unico che ho fatto. Io chiedo alla regia di mandarcelo. Questo video è stato poi utilizzato tanto e forse anche un po' strumentalizzato. Ci spieghi come e perché? Allora, innanzitutto bisognava tirarlo avanti perché qui, questo è un video degli anni del 68, dopo vengono le mie riprese del 2011. Quindi andiamo, chiedo sia Maurizio di andare un po' più avanti, se questa è la Zingonia. Non vado fiero solo per il fatto che, uno, come chiamo la mia associazione Altra Civiltà, io dall'inizio cerco una realtà esotica, quindi ho filmato molto poco a Bergamo, e perché non mi piace legarmi tanto ai fatti della mia città. E perché allora l'idea di filmare Zingonia? Però l'ho filmata perché questo video l'ho fatto quando ero tornato dalla Papua e mi ricordava la capitale della Papua, solo quella parte, la sporcizia, il devasto, le carcasse di auto mi ricordavano Port Moresby. Ecco, esatto, quello lì che sta andando. Mi ricordava molto Port Moresby, alcuni punti, no? Quindi l'ho filmato, è stata una ripresa facile perché ho acceso la videocamera, ho solo girato. Poi è stata utilizzata molto dalla Lega soprattutto per lo sfacelo, no? Ma io non mi dissocio. Quindi per denunciare quella che era la realtà. Sì, ma non mi dissocio perché era veramente uno schifo, era un posto invivibile, cioè hanno anche violentato delle persone lì dentro. Quindi per me quel posto qui non aveva motivo di rimanere, era anche come tu vedi, quei palazzi crollavano. Ci sono anche entrato in questo video con un mio amico. Le persone che però ci abitano erano tante famiglie normali, cioè non era un covo proprio solo di spacciatori, però la zona è quella. Una volta sono stato assalito in questo posto una sera, sono usciti tutti ed è una cosa che mi era successa già in Papua Nuova Guinea, quindi sì, questo era uno scorcio che non era Italia, secondo me. Livio, cosa stai cercando ancora? E ecco, noi adesso non abbiamo non vuole essere questo il contesto per spiegare la tua concezione dei video. Sì. Comunque tu dici, io con i miei video tanti sono sperimentali. Oggi volevamo presentarne alcuni che ci facessero capire questo tuo bisogno di andare oltre, da dove nascesse e dove poi ti ha portato. Ci sarà modo poi di approfondire il tema della qualità dei tuoi video, della ricerca che c'è dietro. Però volevo chiederti, a questo punto della tua vita, che obiettivi ti dai? Dove vuoi arrivare ancora? Tu parli di
della mia ricerca, sì, o della vita? Della tua ricerca e della vita. Allora, nella ricerca... Cioè, fra 10 anni dove vorresti essere? Ovunque, mi basta di essere me stesso. Mentre per quanto riguarda i video, io ti dico cosa sto facendo. Sto cercando di emanare bellezza da quello che faccio. Cioè, però Livio, qui io la bellezza non la vedo. Nei teschi io non la vedevo. Questa era bellezza, per me, cioè a me piaceva. Io ci la vedo. Quindi bellezza comunque. Tu dici anche, più forse nel senso di realtà, di verità, delle situazioni. No, adesso queste sono cose mie, cioè proprio queste sono cose che io facevo, anzi faccio ancora, diciamo, per me. Però i video che faccio adesso spessissimo, anzi difficilmente ormai hanno questi connotati qui, no? Però cioè, sto cercando di, praticamente, grazie ai miei video, far sentire quello che io trovo seducente nel mondo, nell'arte, soprattutto anche tantissimo nel lavoro di molti artisti, nella musica, di far sentire questa cosa anche agli altri. E se sei una persona, magari, non so, se c'è tante persone non sospettano neanche più che ci sia della bellezza nel mondo, ci sia, come dire, dell'energia, della voglia. Io ci vado, raccolgo e metto a disposizione di tutti quello che secondo per me per accendere un po' il sentimento nelle persone. Questo, cioè, creo del bello. Se apri un sito dell'ANSA, se guardi i giornali, sei inondato di merda, se te lo posso dire sinceramente, di schifezze, gente che ammazza gente, persone che fanno delle peggio porcherie, quasi tutto per i soldi, no? Questa è veramente una delle cose più idiote che io non avrei mai pensato, di venire in un mondo in cui le persone finivano in una mentalità simile, cioè i soldi, capito? Invece io voglio, non è che lo faccio per gli altri, perché se fossi da solo ai domiciliari probabilmente farei le stesse cose. Io cerco il bello e ci sguazzo nel bello, nelle cose belle. Anche qui c'è del bello, perché qui alla fine io sto cercando di scimmiottare dei film come quelli di Carpenter, che io trovo affascinanti. È la realtà, ma io la filmo, non vado a viverci a Zingoli. Per chi volesse vedere le altre tue opere, Altra Civiltà è il sito, giusto? Il nome della tua, come si può chiamare? Come si io può definire? La chiamo casa di produzione. La tua casa di produzione è Altra Civiltà, quindi Altra Civiltà, Livio Fornoni. Livio, è stato un piacere averti qui, materiale ce n'è tanto, quindi ti inviteremo ancora, hai voglia di tornare a raccontarci. Sì, va bene. E chissà dove ci troveremo e dove ci porterai. Grazie Livio di essere stato con noi. Grazie a te. Restate con noi, torniamo tra un attimo.